Peledur Rutigoshkaviah, Valle Giulia, Facoltà di Architettura. Da qui partì la reazione degli studenti ai Puliziotti nel 1968. Dice Valle Giulia, c'era anche la canzone, La Violenza si intitolava, però adesso non è che dobbiamo fare letteratura. Lì stanno tagliando, e ecco, stanno facendo delle scuregge ai 5 Stelle. Non c'è protezione dell'ambiente, stanno praticamente scorticando un albero. Ma forse sono già l'esercito, già quello delle buche. Non viene più l'esercito. No, come mai? Arrivano i puffi. Sai che sembri un puffo questo berretto. Sì, hai ragione. Andiamo lì nel parlatoio. Nel nostro parlatoio. Diciamo, tu in quanto tempo pensi sia possibile ripristinare la normalità in questo paese? Quanto tempo dai? Non c'è una risposta. Sento. No, non c'è una risposta. Ma poi, adesso mi faccio serio. No, adesso non ne parliamo. Non ne parliamo, questo è irrilevante, non parliamo. Ah, noi siamo entrati dalla porta, ma vedi che il cancello era... Ricomincio. Era aperto il cancello, vedi? Noi siamo entrati dalla porta, che siamo persone civili. Ricominciamo da capo. Vabbè, ma grandi lavori, mi pare di capire. Mi pare di capire grandi lavori, è un work in progress. Vedi? C'è questa piazza. E in qualche modo la vita va avanti, nonostante tutto. Ora che poi tra l'altro abbiamo questo vantaggio che hanno ascoltato le nostre ragioni in Europa, io mi metterei qui perché ormai siamo diventati pensionati. Sì. Pensa che un anno fa di questi tempi non avremmo mai pensato che saremmo finiti sotto un governo Salvini Di Maio, invece è successo questo. Vedi, mai dire mai nella vita. E quindi giustamente noi che rappresentavamo la parte, diciamo così, del progresso del paese, siamo finiti appunto qui. Tu il progresso, io no. A tu la reazione. No, la reazione, ma non il progresso. Non il progresso, la conservazione. No, neanche la conservazione. La regressione. La regressione. Siamo finiti praticamente in panchinari, pensionati. Ti voglio mostrare. Pensionati. Sì, come Totò nel Comandante. Ecco, ricominciano le pulizie pernacchie, le scoregge. Quello praticamente era l'albero, la quercia. Sai quella, veniamo da lontano, andiamo lontano. No, veniamo da lontano, la quercia precede, veniamo da lontano. Va bene, insomma, siamo capiti che cosa significava la quercia all'epoca. Praticamente... Certo, pretendere che questi giardini che rischiano anche i garofani, è pura utopia. Quindi dobbiamo aspettare che la malattia faccia il suo corso. Ma non prendiamoci dolce di loro. Ma un sacco di pezzi ci stanno venendo. Hanno detto che comunque non bisogna prenderci beffe di loro. Cioè, voi intellettuali di sinistra avete un atteggiamento elitario, direi quasi snob nei confronti di questi, lasciamoli lavorare. L'ho detto anche della Valle ieri sera. Lasciamoli lavorare. L'ha detto. Ma tra l'altro però lasciamoli lavorare, ma quando lavorano? Perché Salvini è sempre in giro. Quando lavorano? Anche Di Maio. Hai visto che Di Maio ha. Questi continuano a fare queste scuregge.
Tonici Bernacchio. Povero albero della sinistra. Vabbè, però secondo me ci vuole questo, questo rumore di sottofondo. È un rumore di sottofondo, il caos. Chi è? Il teoria del caos, sai chi è questa? La teoria del caos. Com'è la teoria del caos? Il nostro amico Massimiliano Fuxas, che non a caso era uno dei capi della rivolta, era uno degli degli aderenti alla teoria del caos. Poi ci sono dei trompe-l'oeil, vedi, ancora rimasti ancora dall'epoca della contestazione. Oh, cosa? Dentro la facoltà ci sono delle cose fatte all'epoca. Ma non lo sapevo. Sì. Ma che diceva Di Maio a proposito di... dei fratelli Wright? Ah, quello sì, cioè... Cosa ha detto a proposito di... Ha detto che il Movimento 5 Stelle è come questi pionieri della... Mazza, un altro pezzo dell'albero della sinistra è crollato. Quello è il socialismo, è proprio crollato. Cosa ha detto quindi? Che 5 Stelle sono... Ha detto che 5 Stelle sono come... epigoni dei fratelli Wright. Ma soprattutto perché i fratelli Wright misero in atto la loro impresa aerea nel 1903 senza finanziatori, senza che la stampa li sostenesse. Ah, ecco. E già, e loro effettivamente nascono dal nulla, dal letame nascono i fiori. Vabbè, ma insomma, vabbè, niente, questo è importante, che comunque si abbia consapevolezza. Andiamo a vedere cosa è rimasto dell'albero della sinistra, già che ci siamo. Poca roba è rimasta. Te lo saresti aspettato? Questo disastro? Questo disastro. No. Ma qui c'è stato lo tsunami, che è successo? Fortuna che tuo padre non vede questo scempio. Che scempio. Se ne va. Dove vai?